Conviene investire in ETF o in azioni? In questo video andremo a vedere tutto quello che devi sapere a riguardo. Prima di cominciare, però, una velocissima presentazione. Ciao, sono Lorenzo Brigatti, editor di Lix Invest e consulente finanziario per AEG, società che offre consulenza finanziaria indipendente. Se sei interessato a contenuti che parlano di investimenti o finanza personale, ricordati di iscriverti qui sotto per rimanere sempre aggiornato su tutti i nostri nuovi video. Ed ora andiamo all'argomento di oggi. Non voglio essere pignolo, però chiedersi se è meglio investire in ETF o investire in azioni è una domanda scorretta. E la ragione è molto semplice. Le azioni sono uno dei mattoncini che costituiscono tutti i prodotti finanziari che puoi andare a comprare in banca oppure attraverso la tua piattaforma di investimento. Gli altri mattoncini sono le obbligazioni, la liquidità. Le azioni sono solo uno di questi componenti. Gli ETF invece sono un contenitore. Al loro interno possono avere o gruppi di questi componenti, cioè gruppi di azioni e gruppi di obbligazioni, oppure possono addirittura averle entrambe. Ci sono degli ETF che hanno al loro interno sia azioni che obbligazioni, mischiano un po' alcune asset class. Sono comunque dei contenitori, questo è il concetto chiave che deve passare. In pratica quello che succede quindi è che tu puoi investire in azioni attraverso gli ETF, non sono due cose in contrapposizione, anzi molto spesso si investe in ETF azionari ben diversificati, si sta investendo contemporaneamente sia in ETF che in azioni. Il fatto che questa domanda sia scorretta però non significa che sia completamente sbagliata. Nel mondo dell'economia c'è un concetto che si chiama costo-opportunità. Spiegato in modo molto semplice, se tu utilizzi i tuoi soldi per qualcosa, in questo caso li utilizzi per investire in un ETF, ad esempio, non puoi investire gli stessi soldi in qualcosa d'altro, oppure spenderli proprio, ci siamo capiti. Se compri un ETF che replica il Nasdaq, non puoi comprarti quegli stessi soldi ENI. Fino a qui tutto molto chiaro, facile, no? Non c'è nulla da capire. Però questo trasforma la domanda che avevamo come domanda di partenza, è meglio investire in ETF oppure in azioni. Per farla in modo più corretto potremmo trasformarla dicendo è meglio investire in ETF, quindi in contenitori generalizzati, oppure in singole azioni, come parti di singole aziende come Microsoft, Facebook e quant'altro. Questa è una domanda già più interessante e la risposta, mio giudizio, per un risparmiatore che non ha tanto tempo da dedicare ai mercati è comprarsi ETF tutta la vita. In particolare, però, ci tengo a ribadirlo, con ETF parlo sempre di ETF ben diversificati, sia a livello geografico che di settore. Abbiamo altri video sul canale che descrivono bene le varie tipologie di ETF, quindi ti invito a guardarti quelli se vuoi saperne di più. Fondamentalmente, però, attenzione che ETF non significa automaticamente garanzia di qualità. Rispetto alla singola azione, però, è molto più probabile che l'ETF sia meno rischioso. Perché? Tutte le azioni hanno un particolare tipo di rischio ed è un tipo di rischio che si chiama rischio specifico. Vuol dire che quando tu investi dei soldi esistono diversi tipi di rischi. Se tu li investi su un ETF, l'unico rischio che ti prendi, immaginando sempre che sia un ETF ben diversificato, è il cosiddetto rischio di mercato. Cioè se tutto scende, in particolare anche l'indice che replica l'ETF, hai meno soldi, non ci si scappa. Se però solo alcune componenti di quell'indice scendono e altre salgono, il risultato finale dell'ETF sarà una sorta di medione tra tutte quelle che scendono e quelle che salgono. Quello che succede a livello di azioni singole, invece, è che ogni azione ha delle componenti di rischio extra, oltre al rischio di mercato che c'è, perché molte delle azioni, quando tutto il mercato scende, tendono a scendere. Per esempio, a livello aziendale, potrebbe essere che hanno una brutta trimestrale, hanno dei problemi di business, non riescono più a guadagnare come una volta. Tutti questi tipi di rischio vengono accomunati in un'unica definizione di rischio che si chiama rischio specifico. Potremmo dirlo in modo molto semplice come il rischio che qualcosa vada male solo per quell'azienda specifica. Ed è un rischio che purtroppo è difficilissimo da valutare sia per i professionisti ma soprattutto anche per i piccoli investitori che non hanno i mezzi per capire il business, per capire se il prezzo è troppo alto o troppo basso. È veramente complesso fare questo tipo di valutazione. Non tutti gli ETF sono in grado di proteggerti dal rischio specifico. Ad esempio ci sono degli ETF settoriali che investono in un settore specifico e se quel settore va male per qualche ragione, come nel caso del settore finanziario / bancario nel 2008-2009, l'ETF
probabilmente non ti salverà, perderà un sacco di soldi, oltre al famoso rischio di mercato che abbiamo detto prima. Ecco perché tutte le volte che dirò ETF in questo video, immagina che in realtà sto dicendo ETF ben diversificato, se me lo dimentico. Però ci siamo capiti a questo punto di vista. Avere gli ETF ben diversificati al tuo fianco significa essere protetto dalla tua ignoranza. E con tua ignoranza non intendo nulla di negativo, intendo semplicemente il non conoscere, il non sapere quello che succederà in futuro a una singola azienda piuttosto che all'economia in generale. È veramente difficile fare questo tipo di previsioni e mi ci metto anch'io quando si parla di essere ignoranti da questo punto di vista. Non ho idea cosa succederà nei prossimi anni a livello economico o a livello di alcune aziende specifiche. Ok, arrivati a questo punto ti potrebbe essere rimasto ancora un dubbio. Potresti dire, va bene, ho capito, c'è un po' più rischio se investo in azioni singole, però mi basta trovare le azioni che rendono di più, fanno molto molto meglio degli ETF di cui fanno parte, degli indici di cui fanno parte, guadagno un sacco di soldi, sono felice e dopo vado in pensione a 35 anni. Attenzione, perché questo non è assolutamente facile. La prima cosa da ricordarsi da questo punto di vista è che ci sono degli studi che dimostrano come solo il 20% delle azioni riesca a fare meglio rispetto al suo indice di riferimento. Tradotto in un modo ancora più facile, tutte le volte che tu vai a sceglierti un'azione singola di un'azienda, vuol dire che hai 4 probabilità su 5 di fare peggio rispetto a chi si è messo a comprare un noioso ETF ben diversificato senza pensarci sopra due volte, con molto meno tempo da dedicare alla ricerca, a decidere se l'azienda fosse buona o meno. Che usi analisi tecnica fondamentale o i consigli del cugino, poco cambia, e comunque dovuto spendere il tempo per dare un'occhiata a quel tipo di azione particolare. E a differenza degli ETF, le posizioni in azioni singole devono essere costantemente monitorate. La situazione può cambiare, sia a livello di trend che di prezzo per chi segue l'analisi tecnica, che a livello di fondamentali o economico per chi segue l'analisi fondamentale, oltre a chi magari fa varie combinazioni di questo tipo. Con il risultato finale che moltissimi risparmiatori perdono soldi quando reinvestono in azioni singole, poi si convincono che è tutta una bisca, la borsa, sono sempre dei disastri, e tanti professionisti fanno una fatica enorme. Non è un caso che di Warren Buffett ne esista uno solo e ad oggi nel 2022 non ci sia l'erede di Warren Buffett. Il mestiere dello stock picker, lo sceglitore di azioni, è difficilissimo. E ad oggi c'è stato probabilmente sì, non so se vogliamo fare i nerd della finanza, ottenuto dei rendimenti superiori a quelli di Buffett, ma con dei meccanismi completamente diversi. L'abbiamo descritto in un vecchio podcast con Lorenzo Volpi, anche quello lo trovi sul canale, sul nostro canale podcast, puoi andare a vederlo se vuoi approfondire il tema. Tutto questo è per dire che i grandissimi investitori, quelli di cui parliamo anche noi ogni tanto e che si leggono sui libri come Warren Buffett, Charlie Munger, Simmons, Peter Lynch, si contano davvero sulle dita di una mano. Sono in pochi e per una ragione, perché scegliere le azioni corrette e saper gestire la posizione, quando entrare e quando uscire, sono delle abilità che possiedono in pochissimi. E tra questi pochissimi, molto spesso, anzi quasi sempre, non ci sono i piccoli risparmiatori. Proprio come te che stai guardando questo video. Ok, a questo punto mi auguro di averti convinto che scegliere le azioni singole sia complesso e non sia il modo migliore per andare a risparmiare per la pensione di qui a 20-25 anni. È veramente una scommessa troppo grossa. Se però ti è rimasta comunque questa voglia di andare sui mercati finanziari, in generale, azionario in particolare, a, diciamo così, fare qualche puntata un po' più speculativa, puoi comunque farlo, ma con una parte limitata del tuo capitale. Un 5-10% massimo del patrimonio che puoi permetterti di investire, puoi metterlo in questo tipo di investimenti più speculativi. E poi puoi cominciare a armeggiare un po' e vedere se effettivamente riesci a portare a casa dei rendimenti interessanti. Molto probabilmente finirai per fare peggio rispetto ai famosi noiosi ETF ben diversificati di cui ti ho parlato finora. Però, anche se si dovesse finire in questo caso, il tuo piano di investimenti più generale non soffrirebbe. Perché? Perché il 90% del tuo patrimonio sta venendo investito secondo principi più solidi e in ETF ben diversificati. E con il 10%, così per la parte speculativa, ti potrai distrarre e sbizzarrire un po' di più, lasciando tranquillo il 90% senza investire o disinvestire a seconda della condizione politica del momento, con l'ultima notizia e tutto questo tipo di situazioni che molto spesso distraggono i piccoli risparmiatori / investitori
dalla loro strategia di investimento. Perfetto, per questo video è davvero tutto, ti ringrazio per l'attenzione, se non l'hai ancora fatto ti ricordo di iscriverti qui sotto per rimanere aggiornato su tutti i nostri nuovi video e nient'altro, buona giornata!